seconda sconfitta consecutiva che brucia, credo che anche voi come squadra insomma vi aspettavate questa doppia caduta, anche se in realtà dal punto di vista del gioco c'è molto da migliorare. Ma sì, credo che quello che hai detto, credo tu sia giusto. Noi siamo i primi chiaramente a non essere felici di questi ultimi due risultati che sono arrivati, anche perché tutti i giorni vivo lo spogliatoio, i compagni, con l'allenatore, e tutti si impegnano, tutti danno il massimo, lavoriamo bene e cerchiamo di arrivare sempre preparati all'appuntamento della gara. Purtroppo queste due partite qui è andata male, però credo che da parte nostra ci sia la voglia sicuramente di scattarci e di far vedere che ci siamo, insomma, ecco, perché comunque adesso sono passate, credo già considerato anche la Coppa Italia, 4-5 partite. E siamo nel processo di crescita, che è normale che sia così, e dobbiamo fare più in fretta possibile ad assimilare bene quello che vuole l'allenatore e cercare di portarlo poi al sabato in campo. Ecco, noi abbiamo un po' negli occhi la prestazione con il Genoa, no? Che forse è un pochino, forse, non dico che ha creato qualche illusione di troppo a voi, perché è sempre difficile fare questi discorsi, però anche quella grinta, quella determinazione da parte di tutta la squadra, che si è un po' persa per strada, e come mai si è un po' persa secondo te? Ma io non sono tanto d'accordo, nel senso che a livello, credo, di prestazione, di determinazione, la squadra risponda sempre o quasi presente, no? Nell'arco dei 90 minuti. Tornando invece alla prima domanda che mi hai fatto, forse dobbiamo sicuramente migliorare a livello di gioco, soprattutto quando abbiamo noi la palla, dobbiamo cercare di essere più pericolosi e di cercare di arrivare in avanti, sempre parlando a livello di collettivo, di squadra, e per essere più pericolosi e creare qualcosa in più, perché forse quello che ci è mancato in queste due partite qui, che sono arrivate, dove sono arrivate due sconfitte, è stato il fatto di mancare forse di occasioni nitide venute fuori dal gioco che proviamo tutti i giorni durante la settimana. Ecco, quindi io credo che soprattutto l'aspetto tecnico dobbiamo cercare di migliorare al più presto, per cercare di mettere in condizioni anche i nostri centravanti, i nostri attaccanti di rendere al meglio e cercare di dargli una mano per segnare, ecco, perché anche sabato a Crotone è vero che abbiamo perso, però se andiamo a vedere poi il tabellino della partita, è stato a causa di un rigore dopo 5-10 minuti di partita. Dopo, il Crotone non ha fatto tanto di più rispetto a noi per vincere questa partita, ecco, quindi io sono convinto che se troviamo il nostro gioco e cominciamo a fare bene quello che proviamo, che siamo capaci di fare, allora sarà anche più facile arrivare al risultato. Per quanto riguarda il gol annullato, io credo che almeno dalle immagini si vede che Rizzuto parte in posizione assolutamente regolare. C'è, è vero, D'Agua che prova a fare la rovesciata, però in realtà poi non è che entri più di tanto. L'arbitro che cosa ha detto in quel caso? Ma l'arbitro non ci ha dato una spiegazione, anche sentendo Marco che era entrato e che ha parlato con lui, non è riuscito a dargli una spiegazione, ha fatto finta di niente, diciamo. Ha dato retta al guardalinea, si è fidato del guardalinea, però anche lui non sapendo che risposta darci, perché effettivamente anche se io ero molto vicino, quindi non mi rendo conto poi se in realtà ci fosse un'azione di disturbo, di fuorigioco di Bagua, perché può essere solo quello, però insomma in una respinta di un portiere così ravvicinata, Lisuzzo parte bene, schiaccia questa palla qua in porta, credo che tante volte, anche se ci fosse stato fuori gioco, queste situazioni qui non vengono avvisate, perché è in una frazione di secondo, è talmente ravvicinato tutto, quindi è un peccato perché ci poteva permettere di pareggiare questa partita qua, nonostante le difficoltà, nonostante il gioco che tante volte non siamo riusciti a fare, o meno quello che volevamo fare non siamo riusciti a metterlo in pratica, però ti portava a pareggiare la partita, dopo rimanevano altri minuti per provare anche a vincere, ti poteva cambiare le sorti dell'incontro, ecco. Dici sempre a livello generico del gioco che non riuscite a applicare quanto si fa in allenamento, ma cos'è effettivamente il fatto in allenamento che in partita non riuscite a fare? No, ma il gioco che proviamo, la manovra, il gioco che proviamo, le idee dell'allenatore che ci dà nei vari moduli che adattiamo poi di partita in partita. Io da dentro quello che posso dire è che a questo punto qua del campionato stiamo facendo fatica a fare un gioco che noi proviamo tutti i giorni, ecco, quindi per quanto riguarda il modulo c'è
c'è un modulo, il cambiare modulo abbastanza frequentemente, avete cambiato, diciamo, tre. Ma sai, quello poi... quello è un momento di registrare e capire qual è il migliore. Sì, io parlo per esperienza personale, negli anni scorsi sono sempre stato abituato a fare un modulo e si batteva forte su quel modulo lì. E mi è successo altre volte di non iniziare al meglio, oppure di non riuscire a fare quello che uno prova, ma poi ci sono anche gli avversari, quello può essere anche normale, però sotto l'aspetto di quello che penso io sono sempre stato abituato a fare così. L'allenatore da inizio della stagione ci sta insegnando a fare diversi moduli, noi dobbiamo essere bravi e riuscire a fare quello che ci chiede lui. Visto che ci impegniamo tanto, durante la settimana ci proviamo tante volte ci riesce anche, dobbiamo essere bravi a riportarlo al sabato, che poi dopo rispetto alla settimana è tutta un'altra roba, no? Perché ci sono i punti in palio, perché ci sono altre squadre che studiano quello che fai, perché si preparano, e quindi noi dobbiamo crescere, secondo me, da come la vedo io, sotto quel punto di vista lì, perché riuscendo a fare questo, secondo me, poi dopo viene anche più facile essere determinati, essere cattivi, perché quando la palla ce l'hai te e riesci a fare le cose come collettivo, al momento in cui la vai a perdere sei sempre messo bene per andare a aggredire, per andare a riconquistare la palla. Io credo che questa qui sia una cosa importante, che abbiamo parlato anche tra di noi, e dobbiamo andare a ricerca prima possibile per esaltare poi anche le doti e le qualità di ogni singolo giocatore che abbiamo in squadra. Cos'hai notato di diverso da questo Spezia, da quello che hai vissuto già qualche anno fa? Vabbè, chiaramente sono abbiamo già visto in tutte e due le... Sì, sono due cose ben diverse, nel senso che nell'ultima mia esperienza, insomma, la situazione non era facile, e anche se avevamo secondo me una buona squadra dove potevamo sicuramente raggiungere una salvezza, poi è successo quello che è successo a gennaio con lo smantellimento e quindi tanti giocatori che sono andati, quindi insomma è diventato difficile con i problemi societari che poi dopo andavano a essere sempre i protagonisti mentre non dovrebbero essere. È chiaro che adesso invece sotto questo aspetto qua non ci sono problematiche, no? Non c'è da pensare a questo, ma c'è da pensare solamente a giocare e fare bene il proprio lavoro, quindi credo che questo qui sia una base importante per riuscire a fare una stagione come ci richiedono di fare. Ecco. Torno un attimo al discorso che ho fatto prima, è un problema anche di condizione che ancora non è brillante, il fatto che comunque in campo non riuscite a esprimere come volete? Ma sì, può essere anche quello lì, ma credo che a questo punto della stagione più o meno ce l'abbiano anche gli altri, no? Quindi non deve essere assolutamente solo per quell'aspetto lì, ma bisogna analizzare tutto nel completo, ecco, quindi sicuramente ci buttiamo dentro anche questo discorso qui, perché noi abbiamo lavorato veramente tanto in questo ritiro e continuiamo a lavorare anche adesso insieme al nostro preparatore atletico. Magari altre squadre hanno preferito partire con dei carichi meno pesanti, quindi si trovano magari più freschi e più reattivi adesso rispetto a noi, ecco, però in queste partite qui, ti ripeto, quello che ho visto io, a prescindere dalla condizione fisica e dell'atteggiamento, credo che sia importante per noi proprio trovare la nostra idea di gioco e portarla avanti fino alla morte, tra virgolette, no? Quindi credere in quello che facciamo, che secondo me ci può portare dei frutti positivi. No, volevo sapere, se sarà possibile saperlo, te sei stato individuato dall'inizio come leader della difesa, l'uomo un pochino che su cui Stropa insomma punta per dare un pochino le dritte. Secondo te c'è ancora un po' una crisi di leadership in mezzo al campo o comunque nel settore avanzato? Cioè, nel senso che abbiamo visto la partenza di Moretti e Sansovini, poi sono scelte tecniche, ci mancherebbe, però manca qualcosa da questo punto di vista, una personalità che più forte in mezzo al campo, che possa dare una... Cosa la dici? Come la vedete voi? Può anche essere questo discorso qua che ti può aiutare, a fare quel salto di qualità e ad affrontare le partite in maniera migliore. Credo che in una squadra ci devono essere più leader, nel senso leader positivi. Un leader può essere con l'atteggiamento che ha, per come affronta tutti i giorni il lavoro e come riesce magari a caricare in un momento il compagno, che in quel momento lì magari può avere delle difficoltà, delle cose. Credo che sicuramente anche questo aspetto qui ci deve essere una crescita, ma non solamente in mezzo al campo o non per forza in determinati giocatori, ma deve essere anche qui un discorso che deve coinvolgere più giocatori, visto che insomma siamo in tanti che
siamo qualche anno che giochiamo e quindi hanno la possibilità di fare di avere questo ruolo qua, ecco, quindi è importante riuscire a coinvolgere tutti e trascinarli nella maniera positiva, nonostante nelle ultime due settimane ci siano arrivate queste due sconfitte. È chiaro che non dobbiamo abbatterci, ma andare avanti, soprattutto perché ci sono tre partite adesso in una settimana molto importanti e molto difficili con squadre forti, e quindi dobbiamo sicuramente prepararle al meglio e cercare di fare più risultati positivi possibili. Ci voleva Palermo o era meglio un'altra squadra? Io credo che il Palermo sia un bene che ci sia, nel senso che è sicuramente una squadra forte, è una squadra che ha giocatori importanti, una squadra che se gioca ti può sicuramente mettere in difficoltà, però sappiamo anche che verrà, e credo io, a far la partita e non sicuramente a tenere il campo per portare via un pareggio, no? E quindi magari ci permetterà anche a noi, se saremo bravi a essere compatti e uniti in campo, ad esprimere anche il nostro gioco, perché gli spazi ci saranno. Quindi preferisco affrontare un Palermo che è anche una partita dove ti dà degli stimoli importanti, perché insomma giochi contro una squadra dove a detta di tutti devi ritornare su ogni costo, e quindi è normale che anche sotto l'aspetto dell'attenzione, sotto l'aspetto della voglia di far vedere che anche noi possiamo competere e possiamo far bene, io credo che venga il momento giusto, che potrebbe essere a pensare, magari tanti pensano che è più difficile, no, affrontare il Palermo, però per noi giocatori, ecco, io credo che per noi giocatori invece dopo due sconfitte penso che sia bello affrontare venerdì una partita così, che ci possa caricare, e anche perché se arriva un risultato positivo ci può dare una spinta e ci può ricaricare sotto l'aspetto dell'autostima, che è sempre importante, no? Collegata a questo discorso qualche fa del fatto di essere caricato, io ho visto una mancata, cioè a me ha colpito, non so se l'avete detto all'inizio, la mancata reazione, nel senso caratteriale, a parte l'1-2 di Evago, che c'è subito, poi dopo però mi è sembrato l'atteggiamento un po' flemmatico della squadra, non so se ne avete poi discusso anche col mister, no, perché, sabato, cioè in particolare contro, cioè l'ultima partita, non so se avete fatto questa analisi, è mancato proprio un po' di spirito anche alla fine, sull'1-0, prende il gol all'ottavo minuto del primo tempo, cioè persa per persa, no, cioè anche mentalmente la squadra si doveva, secondo me, riversare in avanti, tentare una rimbalza. Ecco, io non ho visto da spettatore questa reazione, ecco, non so se la siete. No, secondo me fai un'osservazione giusta, anche se nello specifico non abbiamo parlato. Cioè, se perdevi un altro gol, capito? Non era. Sì, 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 ma nello specifico non abbiamo parlato di questo, però fai un'osservazione giusta, perché effettivamente dopo aver preso il calcio rigore dopo pochi minuti c'è stata un po' da parte di tutti, da parte della squadra, forse perché quando si è in campo bisogna ragionare tante cose, no? Quindi magari venivi da una sconfitta e prepari bene la partita di Crotone per andare a fare risultato positivo, dopo pochi minuti per sotto per un calcio di rigore, e quindi magari ti può dare una botta che fa fatica subito a reagire nella maniera giusta, come dici te, no? E anche questo qui è un altro di quegli aspetti che dobbiamo sicuramente cambiare, no? Perché comunque magari non buttarsi in avanti alla disperata, perché la partita era ancora lunga, chiaramente, quindi non è subito all'inizio il discorso di tanto se ne prendi un altro fa niente, no? Perché c'era ancora tanti minuti da giocare, però sicuramente fare qualcosa in più da subito per cercare di rimettere la partita in carreggiata, quello andava fatto, come è stato fatto il secondo tempo, che anche se un po' con confusione, però con la voglia di andare e di creare e di recuperare la partita. No, avete fatto 10-15 minuti di quel dominio territoriale nel secondo tempo, è innegabile, però senza tiri in porta, senza conclusioni pericolose. Poi diciamo è tornata questo atteggiamento un po' passivo, no? Nel senso che io pensavo male, capito? Che proprio alla fine dice, vabbè, me la rischio, prendo un gol, però magari ha tolto la punta, ha messo la baraccina, non so se ha avuto poi sì. Lì credo che ci ricolleghiamo a quello che tu hai detto prima, no? Ai due punti del discorso della personalità e del discorso di trovare il nostro gioco, e sotto quell'aspetto lì, anch'io dal campo mi sono reso conto che abbiamo fatto poco, cioè abbiamo creato pochi pericoli, nel senso costruiti nella maniera come noi dovremmo saper fare, come noi ci prepariamo per fare.
ma sono arrivati da calcio d'angoli o da situazioni per generosità, ma non perché siamo riusciti a esprimere bene quello che dobbiamo saper fare. Ecco, quindi si ricollega un po' a quanto è stato detto prima e quello che stiamo parlando. Gli attenuanti ci possono essere, è cambiato tanto, sono cambiati altri giocatori, l'allenatore è nuovo, ci dobbiamo conoscere, siamo all'inizio, è vero, però insomma le partite vanno avanti e veniamo da due sconfitte, sicuramente abbiamo voglia di riscattarci subito venerdì.